ti chiami come me, per cui è semplice. Allora, tu sei reduce dall'Expo Tour? Sì. Dai, cosa ci racconti su questa esperienza? Vabbè, Expo Tour abbiamo fatto il giro tutti quanti, però insomma, oltre a vedere le cose, la cosa interessante e divertente è che poi ci siamo fermati un pochino a parlare con Sala. E gli abbiamo chiesto un po' di cose e sostanzialmente, diciamo, con le cose che ci ha detto e con le cose che insomma verificheremo a breve, perché stiamo cercando di acquisire tutta una serie di documenti. Uno dei malanni di Expo, come sempre, è il problema legato alla rendita fondiaria, come sempre succede ogni volta che c'è una variante urbanistica, e questo è un problema che tutti quanti quelli che ci ascoltano devono sapere, perché quando si vuole intervenire nel proprio comune la prima cosa da fare è verificare l'evoluzione del piano regolatore, verificare se esiste un piano regolatore e come si fanno le varianti ai piani regolatori. Su Expo ci è stato anche detto, quando abbiamo fatto poi l'incontro all'università, che è la prima volta nella storia di tutte le Expo che si fa su un suolo privato. Come mai si fa un Expo su un suolo privato? Come mai la relazione dell'ufficio tecnico erariale, il catasto, tanto per capirci, dice che il suolo che prima valeva 10 euro a metro quadrato quando era zona E, quindi zona agricola, è diventato un suolo che vale 163 euro a metro quadrato quando è stata fatta la variante, a beneficio di chi? Allora, queste sono le cose che prima di tutto ci sono sotto, sono la variazione della caratteristica dal punto di vista urbanistico passando da zona E a zona D, e quindi la famosa rendita fondiaria, e quindi i soldi che vanno nelle tasche di alcuni. Tutto questo è gestito da Arexpo, che è coloro che sono i proprietari del suolo e che hanno dato ad Expo S.p.A. fino a tutto il giugno 2016. Expo fa le opere di urbanizzazione con i soldi dello Stato, e poi Arexpo che fa con questi suoli? Chi avrà guadagnato in tutta questa operazione? Forse i privati? Andate a verificare chi erano i proprietari di quei suoli. Una parte era la Fiera, che è una società pubblica, ma una parte no. Chi è il nome di questa persona? Ecco, andate a verificatelo voi, divertitevi. Ma infatti questo è un po' uno dei nessi e dei connessi di questa buffonata, perché tra 400 giorni dovrebbe iniziare questo benedetto mega padiglione, che poi non si sa neanche che cosa faranno, perché tu mi confermi che quando siete entrati dentro avete visto una specie di landa desolata e poco più. Anche Beppe, no? ha detto, quando gli hanno detto guarda, lui ha detto ma che cosa devo guardare, che non c'è niente da guardare. Gli ingegneri sono preoccupati. Però tutto questo, come dici tu, non è altro che uno specchietto per le allodole, perché poi alla fin fine questi terreni lottizzati, questi terreni che saranno poi la base per cementificare, per creare di nuovo queste colate di cemento infinite, quindi alla fin fine noi che cosa possiamo fare? Oltre a informare, il post Expo, c'è secondo te una speranza di, come dire, di entrare dentro e di modificare qualcosa, qualche piano? Non lo so. Lo so, dovremmo vedere, perché non è ancora chiaro che farà Arexpo dei terreni post-Expo. Quindi bisogna vigilare, ecco una cosa importante, bisogna stare attenti, bisogna stare sul pezzo. È vero che sono un po' indietro con i lavori, e per accelerare che cosa hanno fatto? Hanno continuato a fare quello che facevano nell'era Bertolaso, quindi siamo andati in deroga a moltissimi articoli del codice degli appalti. Se l'abbiamo fatto il codice, noi come italiani abbiamo fatto il codice degli appalti, perché poi non lo rispettiamo? Allora, quando andiamo in deroga con la cultura dell'emergenza, creiamo caos. E questo caos cosa produce? Produce quello di cui oggi Maroni ci deve relazionare. Cioè produce le infiltrazioni, produce i problemi. Allora, se abbiamo scelto di seguire una strada, dobbiamo avere il coraggio di seguirla questa strada, e non possiamo dire che siccome siamo sotto sotto dobbiamo accelerare, dobbiamo andare in deroga al codice degli appalti. Allora, con la cultura dell'emergenza non si costruisce niente. La cultura della inefficienza del sistema produce sconquassi, produce tangenti e produce schifo. Lo Stato non è efficiente, perché se lo Stato non è efficiente si possono fare, detto alla napoletana maniera, i babà. Quindi rendiamo efficiente questo Stato, facciamo funzionare questo Stato, e tante altre cose magari non si faranno più.
E quindi è fondamentale. Cioè, l'azione del Movimento 5 Stelle, come al solito, è quella di sensibilizzare e di informare. E di verificare, di far sì e di spiegare che non possiamo andare avanti con l'inefficienza. Ragazzi, il problema non cambia mai, è sempre lo stesso. Quanto più lo Stato è inefficiente, tanto più ci sta il magna magna, detto, usare parole semplici. Anche perché non è che si possa negare l'evidenza. Cioè, io ho sentito ieri in televisione Pisapia, che è stato intervistato dalla Gruber, che diceva che loro hanno applicato tutti i controlli possibili per evitare infiltrazioni. Ci sono i controlli dei controlli dei controlli dei controlli. Ragazzi, se con i controlli dei controlli dei controlli dei controlli qua si arresta la gente, vuol dire che si è creato un mostro, e il pachiderma, tanto più è grande il pachiderma, tanto più è lento a muoversi. Non ci serve il pachiderma. Poche leggi chiare che funzionano, così li fermiamo a questi bastardi. Questo è il concetto, è quello lì. Cioè, se non riusciamo a capire l'efficientamento del sistema malato, non ne usciamo. Ma andiamo dentro, dai. Grazie Andrea. Grazie. Grazie. Grazie.